One Podcast. La legge di bilancio delle retromarce. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, di Massimo Giannini. Com'è l'elefante e il topolino, la lunga notte di Palazzo Chigi ha partorito una manovrina. Giorgia Meloni è dovuta scendere a patti con la realtà. Dopo aver promesso insieme a Silvio Berlusconi e a Matteo Salvini grandi cose in campagna elettorale, alla fine ha dovuto ridimensionare di molto la portata degli impegni che aveva sottoscritto con i suoi elettori. E quindi questa è una manovra soft, molto di più di quanto non si potesse immaginare. Non tanto nel saldo complessivo, che è pari a 32 miliardi, come promesso, quanto nelle singole misure, che sono assai ridimensionate rispetto a quello che si poteva immaginare. Intanto dimenticatevi il pane, il latte, la pasta, lo sgravio IVA non c'è. Anche questa, che poteva essere una misura molto simbolica, che andava a colpire l'immaginario dei ceti più deboli, è stata accantonata, forse nella convinzione che si trattava davvero di una mancetta elettorale ispirata ad un populismo compassionevole, degno di miglior fortuna. E dimenticatevi anche la flat tax per tutti i contribuenti, la grande bandiera di Salvini, non ci sarà neanche quella, ci sarà solo un ampliamento dei beneficiari tra le partite IVA, ma lì ci fermiamo. Dimenticatevi l'altra grande promessa di Forza Italia, che era l'aumento a 1000 euro delle pensioni minime. Ci sarà, ma arriverà soltanto ai 600 euro. E poi ancora dimenticatevi tutto il resto. Dimenticatevi i grandi impegni per quello che riguarda il reddito di cittadinanza. La Meloni avrebbe voluto abolirlo, la stessa cosa chiedeva Matteo Salvini, e invece anche rispetto all'ipotesi originaria, che era quella di tenerlo ancora in piedi per i prossimi 8 mesi del 2023, bene, non se ne fa nulla. Il reddito resterà ancora per l'intero anno prossimo. Perché? Perché glielo ha spiegato alla stessa Premier Marina Elvira Calderone, la ministra del lavoro. Attenzione, perché l'anno prossimo sarà un anno di recessione. E se noi eliminiamo il sussidio già in una fase così complicata, noi rischiamo di far esplodere la bomba sociale. Ragionamento piuttosto sensato, di fronte al quale la sorella d'Italia ha dovuto fare l'ennesimo dietrofront. Quindi il reddito rimane ancora, con soddisfazione relativa del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che può rinviare, almeno per un po', le barricate che già stava preparando contro l'abolizione. Certo, poi c'è di positivo il contributo zero per le aziende che assumeranno gli under 36. C'è di positivo anche il mantenimento del taglio del cuneo fiscale di 5 punti, interamente indirizzati ai lavoratori, cosa che certo non fa piacere alle imprese, che a loro volta sono già sul piede di guerra. E ci sono 20 miliardi contro il caro energie, ma anche qui con misure del tutto contraddittorie l'una con l'altra, perché insieme agli aiuti a famiglie e imprese per fronteggiare l'aumento delle bollette, c'è anche un dimezzamento, per esempio, del bonus benzina, che fa sì che la riduzione massiccia delle accise venga tagliata a metà, e questo determina addirittura come risultato finale un aumento del prezzo alla pompa, che certo non farà piacere ai consumatori. Insomma, quella che doveva essere la grande manovra di svolta della fase politica che stiamo vivendo, e quindi il primo significativo e innovativo biglietto da visita del governo delle tre destre, diventa una manovrina in stile quasi post-democristiano, piena di compromessi e soprattutto piena di retromarce, che probabilmente sono quelle che sono costate di più a Giorgia Meloni in termini di dividendo politico-elettorale, perché non c'è cosa peggiore che non onorare le promesse fatte ai propri elettori. E la stessa Premier lo ha detto più volte nei suoi discorsi in Parlamento: non tradiremo le promesse. E invece in questo caso le promesse sono state in qualche modo tradite. Ma lo si è fatto a ragion veduta, come spiegherà il ministro del Tesoro Giorgetti. Il vincolo di bilancio è ancora stringente, il vincolo esterno ancora pesa, e dunque non è tempo di spese allegre. Però rimane il controsenso storico, politico e simbolico. Benito Mussolini, ai tempi del ventennio, diceva: se avanzo, seguitemi, se indietreggio, uccidetemi. Oggi Giorgia Meloni è costretta a dire: se avanzo, uccidetemi, se indietreggio, seguitemi.
Circo Massimo, lo spettacolo della politica, è un podcast di Massimo Giannini. Una produzione, One Podcast.